Galileo Galilei e la teoria eliocentrica. L'uomo vitruviano di Leonardo da Vinci. La legge gravitazionale universale di Newton. La teoria della relatività di Albert Einstein. L'inconscio e la psicanalisi di Freud. L'uscita dalle fabbriche dei fratelli Lumière. La Silicon Valley. E ora ecco a voi Nopoldiz! Nel nostro mondo vivono 8 miliardi di persone. Ognuna di esse ha un proprio scopo, una ragione di vita. Essendo un creativo, io sono sempre stato convinto che il mio scopo di vita fosse quello di rielaborare i video, far ridere la gente, portare un po' di gioia nei cuori dei bambini. In realtà no. Qualche anno fa ho fatto una terribile scoperta riguardo una mia YouTube group. Sì, esatto, mi sto proprio riferendo a quella YouTube group che ormai avete visto tutti, anche chi non mi segue, perché è diventata virale. Il problema di quella YouTube group non è il video in sé, quanto quello che ho realizzato mentre la stavo creando. Sapete, per la realizzazione della YouTube group ho dovuto immagazzinare una quantità esorbitante di informazioni, serie TV, film, libri. Qualsiasi cosa dello scibile umano devo averlo perché mi servono riferimenti. Il cervello umano non può contenere tutte queste informazioni. C'è un limite critico alla massa delle informazioni che può contenere. E cosa succede se aggiungo anche un singolo solo pensiero? Potrebbe esplodere come questa teiera. Durante la realizzazione di... ci sono andato pericolosamente vicino a quel limite e come risultato la mia corteccia frontale si è perennemente fusa con il sasso, mettendo in comunicazione il mio cervello con tutte le persone che hanno visto quella YouTube poop. Il problema di questo entanglement cerebrale è che se la mia mente dovesse collassare in una singolarità, allora per voi non ci sarebbe scampo. Migliaia e migliaia di cervelli che implodono uno dopo l'altro su scala mondiale. Sarebbe un fottuto disastro. E proprio per evitare questo scenario apocalittico ho dovuto prendere una terribile decisione. Ho chiuso il mio canale YouTube. Sì, la storia del ban è stata una bugia. In modo per coprire, in realtà ho chiuso volontariamente il mio canale per fermare la diffusione di quella YouTube poop prima che potesse collegare altre menti e aumentare il rischio per l'umanità. Chiudere il canale ha funzionato per un po' di tempo, ma la mia voglia di creare era troppo alta, quindi dopo neanche un mese ho riaperto il canale e ho iniziato a pensare a una strategia per poter riversare tutti i materiali di cui sono a conoscenza in un singolo video, in una singola storia. Ci sono riuscito, ma ho creato una storia ancora più pericolosa della YouTube poop che ho cercato così insistentemente di rimuovere da internet. Perché? Perché dentro questa storia ho accidentalmente scritto una nuova legge fisica. Ormai è fatta, non si può più tornare indietro. Questa legge fisica ormai è parte integrante del nostro universo. Benvenuti nel nuovo mondo che ho creato. Buona visione. Ciao, sono Nopoldiz e questa è Injection. Questo è il ballo dello sballo che ti entra nel cervello. Ciao, sono Magico Miura e questa è Injection. Benvenuti a tutti nel progetto Injection. Sono qua con il maestro delle poop Nopoldiz per presentarvi il nostro progetto della live. Esploreremo la mente di Nopoldiz. Injection è un progetto che si divide fra parti video e parti live. Nelle parti live creeremo la storia che ideeremo in live completamente e non sarà preparata.
No, sarà completamente improvvisata. E mentre nelle parti di video ci sarà tutta quanta la parte di lore in cui spiegheremo come questa storia è finita nelle sue mani nel futuro. Esatto. E perché lui è voluto tornare nel passato per impossessarsi di questa storia che al momento attuale ancora non è stata scritta. Esattamente. In che senso? Ma che nella mente di Nocoldis sta già venendo elaborata. Anche in questo momento. L'idea di base è semplicissima, cioè io e Nocoldis ci inventiamo insieme una storia. Solo che così era una palla, una veramente una palla, e chi cazzo è che veniva a vederci? Dicendo ragazzi, ci inventiamo una storiella, wow! Invece abbiamo deciso di fare una mega lore. Il racconto è fantastico. Una parodia di Inception tramite un'iniezione di Pentotal. Una iniezione di Pentotal e gli entro nel cervello per rubargli la storia che creeremo in live, che nella nostra lore sarà una storia che arriverà addirittura con la sua presenza. Esatto. Tramite paradossi, viaggi nel tempo e una magica valigetta. Arriverà a conquistare il mondo intero, quindi la sua storia porterà tutto il mondo a essere conquistato da una sorta di impero alla Star Wars, diciamo, del male, e di conseguenza io sono inviato dai ribelli dal futuro nel passato per rubargli la storia entrando nella mente prima che la pubblichi. Quindi è una madonna, insomma, è complicatissimo. È letteralmente Kang il conquistatore. E come ti senti per questo progetto? Ti senti bello carico? Sto già pensando a tutto il lavoro di post-produzione che dovrò fare per trasformare questo green screen in qualcosa di meraviglioso. La nostra live, per facilitarne la fruibilità, è divisa in tre fasi. La fase 1 è l'elaborazione, consiste in un dialogo da me e da Biura per delineare delle opzioni differenti nel racconto. In soldoni creiamo una rossa di opzioni tra quali potete scegliere alla fine di questa fase, tramite dei sondaggi creati durante la prima interruzione video, in cui vi mostrerò una mia pup scelta per l'occasione, e voi potrete votare con le emoji. La seconda fase è quella del brainstorming. Leggeremo la chat e giocheremo insieme, perché i commenti rappresenteranno i miei pensieri provenienti dal subconscio, a quali potremo dare ascolto oppure no. Potete darmi degli indizi per capire che sono stato imbrogliato e che sto subendo un lavaggio del cervello, ma starà alle altre persone presenti il compito di spammare se vedete commenti che a vostra volta volete che io non sappia. Le idee migliori verranno tenute e implementate nella narrazione della storia, che verrà riassunta nella fase 3. Tutta la live sarà il corpo di Nocoldis, perché noi saremo dentro la mente di Nocoldis e voi tramite i follow e le donazioni sarete il sangue e l'ossigeno. E anche i vostri commenti non sono commenti di una live, ma sono i pensieri. I pensieri, le voci Nocoldis dentro la testa. Esatto. Questo perché la nostra live è un GDR. Voi farete da cellule, lui interpreterà mentre siamo in live. L'idea è che lui è ignaro e lui è convinto di essere in una live con me nel mondo reale e non sa che siamo nella sua mente. Quindi se qualche cellula impazzita gli darà delle informazioni che potrebbero trarlo in inganno, voi della chat avete il compito di spammare per neutralizzare la cellula tumorale. Quindi se tipo uno scrive ciao Nocoldis, guarda che ti si vogliono rubare la storia, stai attento. Banno istantaneo. Esatto, dovete bordare di spam per evitare che lui lo veda. Bisogna ritornare a interrompere la live. Mentre le sceglieremo avrete il piacere di vedere la seconda break video con il combattimento tra me e il Pentotal. C'è questo primo combattimento nella sua testa che viene rappresentato da una serie schizofrenica di video del suo archivio privato, quindi avrei qualche ciccia da anche mostrare. qualche inedito e da spezzoni di lore. Inoltre in ogni interruzione mostreremo il tutorial, una versione riassunta del tutorial per far capire a chi arriva nella live in quel momento cosa sta succedendo. Quando i follower arriveranno alla soglia che stabiliremo dopo l'episodio 0 per capire quanta affluenza c'è, perché se siamo in 10. Sì. Cioè, se siamo in 10 dobbiamo dire vabbè, facciamo la soglia di 50, se invece già il primo giorno siamo in 200 e ci vada Dio, mettiamo la soglia di, che ne so, di 800. E quando si raggiunge quella soglia lì,
si sblocca del materiale. E in quel momento potrete fare una scelta: se vedere un filmato oppure se far continuare il gioco. La terza e ultima fase di ogni live sarà la fase riassuntiva. Davanti a una lavagnetta magnetica posizionerò tutti i personaggi, farò vedere lo status attuale di ognuno, quindi cosa sta facendo, le alleanze, quindi metterli in riga. Quindi per ricreare, appunto, oh, madonna, per ricreare, bella, tagliamo questa parte, ricreare una specie di teatro, mettiamolo così, teatrino, per appunto sintetizzare tutto quello che è stato fatto e portarlo a uno primo stadio di concretezza. Perché comunque questa storia che creeremo quando sarà finita poi vedrà una nascita, e quindi quello che creiamo non solo sarà la live, ma darà vita o a un altro format, o a un'altra live, o a un fumetto, o a dei video poop. O tutte e tre insieme. Esatto, in contemporanea. E questa, secondo noi, è l'idea, che è una figata, dai, diciamolo. Beh, sì. Dai. E grazie a tutti per l'attenzione, questo era il tutorial, e mi raccomando, iscrivetevi al canale di NoColdits, iscrivetevi al mio canale Twitch Magico Abiura, perché lì si terrà la live, e dopo saranno caricati direttamente sul canale di NoColdits. Lui è ignaro di tutto ciò, e io sono il suo cervello, e insieme stiamo inventando, io sono complice, del complotto, diciamo, stiamo elaborando questa storia. Yes. You understood what I've just said. Magico Abiura e NoColdits presentano, signori e signori, Injection. Injection è una trasmissione live, artistica e di rock. Ci dissociamo e ci schieriamo contro l'utilizzo delle droghe. Scegliete un futuro, scegliete la vita. Buona visione a tutti. Una volta che ha fatto, ho scoperto la rima tra ballo e sballo. Adesso dai. Non averci fatto niente nessuno, ha cercato e sembrava di no. Ho creato il ballo dello sballo. Facciamo un ritornello dietro.